Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar in stile ABC Smart. Vi illustrerò brevemente gli argomenti di cui parleremo oggi. Per prima cosa avremo Pierluigi Anzani, socio fondatore e amministratore di Anzani Group, che ci parlerà di business intelligence per le piccole e medie imprese. Successivamente Elena Bonzi, Sales Project Manager di OSM 1816, ci parlerà di Sales Generation. E infine Gianni Vacca, marketing designer di Play Marketing, ci parlerà di intelligenza artificiale, portandoci anche alcuni esempi per le piccole e medie imprese. Ora lascerei subito la parola a Pierluigi Anzani, socio fondatore e amministratore di Anzani Group, un imprenditore che lavora da 25 anni nel campo della business intelligence e dell'intelligenza artificiale, inseguendo come clienti sia multinazionali che piccole e medie imprese. Oggi ci parlerà proprio di business intelligence, cioè come utilizzare al meglio i dati aziendali con la business intelligence. A te, Pierluigi. Grazie mille Martina per la presentazione, mi sentite tutti? Spero di Sì, sì. ti sentiamo. Molto numerosi, vi ringrazio per la fiducia, spero di esservi utili in questo intervento per farvi capire al meglio come utilizzare nelle piccole e medie aziende la business intelligence. Vado a presentare, aprire la mia presentazione. Vedete tutti lo schermo? Sì, ti vediamo. Allora, perfetto, partiamo. Molte persone mi pongono sempre una fatidica domanda. Cosa significa business intelligence? In se stesso il termine è un po' datato nel mondo business. Volutamente ho riportato su questa slide ho ripescato una presentazione dell'anno 1999. Bocconi mi contattò per formare i nuovi laureati in un master per la gestione proprio della business intelligence e del geomarketing. Oggi siamo al 16 aprile e alla fin fine, dopo 21 anni, io vi dico gli stessi concetti che dissi allora. Raggrupperei per comodità e per semplificare la business intelligence in un insieme di processi aziendali basati su tre punti. La prima cosa è raccogliamo i dati. Qui abbiamo dei dati aziendali, li ottimizziamo, li validiamo con i processi e li mettiamo in un contenitore, dopodiché gestiamo le informazioni ottenute per finalizzate a decisioni strategiche. Detto così, sembra molto semplice, non lo è per niente, sinceramente, purtroppo. Cosa succede oggi nelle aziende? In tutta sincerità, quest'anno facevo un riconvisto dei miei biglietti da visita e del mio CRM, e negli ultimi 20 anni mi sono accorto di aver visitato più di 1.000 aziende, partendo dalle piccole aziende del territorio fino ad arrivare a multinazionali americane, arabe e indiane. Quindi ho una buona esperienza nel settore. Entrando nelle aziende troviamo dei dati sparsi. Abbiamo la nostra azienda al centro e poi una volta c'era solo gestionale, oggi sono arrivati dati molto più importanti, molto più congrui. I dati finanziari, i dati derivati dalla produzione, se un'azienda produce anche, molti fogli Excel in giro per l'azienda, i dati social e di internet, quindi dal sito internet, dall'e-commerce, i dati di CRM e i dati di logistica. Inoltre, ricordiamoci che tutte le aziende sono gestite da processi aziendali più o meno complessi. Nelle PMI, naturalmente, hanno meno esigenze di una multinazionale, ma ricordiamoci che i processi hanno come base i dati. E qui ho cercato di rappresentare delle aree specifiche, quindi back office, quindi i dati di ordinato e fatturato per clienti e fornitori, la parte finanziaria, quindi il budgeting, il previsionale finanziario e cash flow, i dati di vendita, quindi il funnel, il forecast, cioè la possibilità di vedere e le previsioni future di quello che potremmo andare a vendere, divise per area geografica, distretto, prodotto, forza vendita, venditore, eccetera. La parte di marketing, che oggi è diventata molto molto forte, con i dati CRM, i dati di marketing analytics e poi tutta la grande mole di dati derivati dal web e dai social media. In più c'è tutta la parte di infrastruttura, tutti i workflow e poi per chi ha la produzione,
e chi ha i device. L'IoT, in gergo, significa Industrial Internet of Things, cioè l'industria delle cose, sono i dati collegati ai macchinari o ai device. Quindi, signori, cominciamo a parlare di Big Data, che sembra un parolone, ma alla fine sembrava solo a uso e consumo delle grosse multinazionali americane. Oggi i Big Data sono nelle nostre aziende piccole e medie. Cosa troviamo oggi nelle aziende? Come fruiamo questi dati? Per semplicità ho diviso in due parti quello che ho trovato negli ultimi 10 anni nelle aziende. La prima è una parte classica, la seconda un pochino più evoluta. Nella parte classica, il 70-80% dei casi, oggigiorno, delle piccole e medie aziende del nostro territorio, ha di norma un'area IT con magari un responsabile gestionale, dove il management continua a subissare di richieste: ho bisogno dell'estrazione di dati di questo, fammi vedere le vendite per quel venditore, piuttosto che avendo poi dei fogli Excel sparsi, una reportistica statica del gestionale che ha poco a che fare con una vera reportistica, si rischia che questi file Excel che arrivano al mio desk, al mio PC, il giorno dopo rischiano di essere obsoleti e non me ne faccio niente. D'altra parte, molte aziende hanno adottato quello che in gergo si chiama il dashboarding. Il dashboarding non è altro che un cruscotto aziendale, lo vedete. Un cruscotto aziendale è per monitorare uno o più processi aziendali. È formato da grafici, mappe, tabelle, KPI. Per informazioni, KPI sono indicatori di performance, che sono questi qua in alto. Quindi voglio vedere ogni mattina sul mio desk, le vendite per tipologia, famiglia di prodotto, per area geografica, per venditore, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che però, anche se sono strumenti molto potenti, hanno anche funzione di drill down, cioè posso andare cliccando, andare a dettaglio dei vari processi, normalmente vengono implementati da società specializzate. Quindi da una parte abbiamo la parte manuale e l'abbiamo la parte automatizzata. Chiaro, l'effetto wow è completamente diverso, però il dashboard può essere anche semplificato e venire alimentato anche da un semplice file Excel. Questo però crea problemi nel momento dell'aggiornamento dei dati, e quindi con un'alimentazione di Excel diventa uno strumento poco scalabile. Quindi, e comunque occorrono competenze e sviluppo per poter sviluppare tutte queste cose. E questo è un po' quello che troviamo. Entriamo un attimino, un pochino più nel dettaglio. Gli errori comuni che gli imprenditori fanno nella scelta di un sistema di business intelligence. Allora, il primo è proprio classico, lo trovo dovunque. Sapere usare bene Excel non significa avere in casa un sistema di BI. Pur essendo Excel uno strumento datato, ma anche molto moderno e aggiornato nel tempo, anche se sono skillato e posso usarlo a dettaglio fino all'ultima features, non mi crea comunque un sistema di BI, perché intanto c'è l'errore umano: se input una cella sbagliata in un punto, me lo ritrovo su tutto il risultato. Un altro problema che troviamo nelle aziende, cosa succede oggi? Le società che vendono gestionali fanno fatica a vendere i gestionali, ma il gestionale si cambia molto raramente. Normalmente cosa fanno? Per evidenziare e per migliorare il proprio fatturato, si mettono a fare un po' di tutto. Quindi non è detto che un consulente applicativo o un esperto gestionale è di logica un esperto di BI. Un carpentiere, certo che conosce bene le componenti e le regole che governano l'idraulica o l'elettricità, ma non sarà mai un idraulico e non sarà mai un elettricista. Questo è molto importante. Altro errore grave: diffidate, ve lo ripeto, diffidate da una persona che viene a proporvi la BI come un software o come un CRM. Attenzione, la business intelligence come CRM è una serie di processi. Il software permette a questi gran mole di dati di essere informatizzata e avere una fruizione veloce grazie alla potenza di calcolo. Altro punto molto importante è il dashboard che abbiamo visto prima, non significa un ambiente strutturato di BI. E qui vi racconto un piccolo aneddoto. Un piccolo aneddoto che ho vissuto circa 2 o 3 anni fa.
Quindi un'azienda modello, un'azienda che produceva e rivendeva nello stesso tempo, imprenditore illuminato, quindi vista l'azienda, nella parte produzione, credetemi, si poteva mangiare per terra, talmente era pulito. Veramente un'azienda modello. Dopodiché l'imprenditore, dopo tutto il giro e aver riempito il proprio ego di vanità per questa sua azienda, giustamente, mi fa la fatidica domanda, ma mi dica, Zani, cosa mi manca? Mi manca qualcosa? Vedo che mi manca qualcosa. E in tutta la verità gli risposi, guardi, le manca un sistema di business intelligence integrato e strutturato. Apriti cielo. Ma come? Guardi, abbiamo investito in un prodotto americano, abbiamo fatto un sistema a prova di bomba, un sistema che non ha nessuno in Italia. Quindi, venga, venga, che lo faccio vedere. Mi presenta questo strumento tramite un suo collaboratore e mi fa la demo. Effettivamente, lo vedete sulla parte, non era uguale ma era simile, ben strutturato, ben armonioso, minima con tutti i KPI in ordine. Dopodiché io comincio a fare le prime domande. Ma come è alimentato questa dashboard? Ah, beh, qui vediamo i dati di vendita di tutto il mondo. Bene, quindi siccome acquistate e vendete, la supply chain sarà integrata. E no, i dati di supply chain non ce li abbiamo. Quindi avete i dati di CRM. E no, i dati di CRM non li abbiamo ancora connessi. Ma avete la produzione, potete connettere i dati di produzione per fare sulle vendite un raffronto? E no. Ma vendete in tutto il mondo, non avete i dati di internet, dei social, dell'e-commerce su cui basate il 30% delle vostre vendite? Neanche questo. Avete un controllo di venduto fratto il budget, confrontato con il budget che avete fatto all'inizio dell'anno? E no, e alla fin fine, ve la faccio breve, l'imprenditore ha detto, forse è meglio che mi siedo, rifletto e mi spiega meglio cosa vuol dire. Quindi, il primo punto da capire, una dashboard che ha un effetto wow molto bello, non è di logica uno strumento completo di BI. Sulla vostra parte destra vedete cosa vuol dire, significa avere uno strumento, un ambiente, un environment di business intelligence. In cima c'è questo famoso data warehouse che dopo ne parleremo, lo dice la parola stessa, contenitore di dati. Sotto ci sono due cubotti con la parte di infrastruttura. L'ETL è un acronimo inglese che significa Extract, Transform e Load, cioè estraggo i dati da fonti diverse, le trasformo e le ricarico sul data warehouse. L'altra parte sono i dati provenienti da device o da macchinari industriali, e sotto c'è tutta la parte che in gergo viene chiamata data visualization, cioè la visualizzazione di dati. Fatto che abbiamo tutta questa parte, questo environment costruito, possiamo anche vedere quello che possiamo fare in questo momento. Quindi vediamo adesso come si approccia un processo e un progetto di business intelligence nelle piccole e medie aziende. Cosa facciamo? Cosa succede nelle aziende? L'abbiamo detto prima. Troviamo dei dati eterogenei che provengono da fonti diverse e in diversi formati. Una volta, ripeto, c'era gestionale, oggi c'è gestionale, CRM, i dati finanziari, i dati di forecast di quota, i dati provenienti dai partner, distributori. Non tutti, chiaro, tutte le aziende hanno bisogno di questi dati, ma ho voluto riempire fortemente per farvi capire quanti dati potrebbero entrare in una logica di business intelligence. Quindi i dati di ricerca di mercato, i famosi file Excel in giro per l'azienda, oltre ai social, i big data provenienti da internet, che sono tutti dati difficilmente utilizzabili congiuntamente per analisi di business, a meno che non abbiamo un'idea strutturata. Una volta analizzati questi dati, cosa facciamo? Controllo anche il tempo perché. Ok. Li analizziamo, li semplifichiamo, creiamo un database aziendale, dopodiché li mettiamo in questo data warehouse, che è una specie di repository centralizzato che diventa la single version of the truth. In gergo significa l'unica versione della verità. Quindi questo è un asset aziendale molto importante. Dopodiché vengono fruiti, diventano fruibili e possono diventare dati fruibili. La data visualization ha diverse tipologie di possibilità: reporting, dashboarding, ad hoc analysis e portale. E quindi vediamo. Questi sono i famosi player di mercato, come diceva il nostro imprenditore americani. Dopodiché abbiamo degli esempi.
Questi sono esempi pratici di una doc analysis dove io personalmente, senza avere conoscenze informatiche, potrei crearmi delle interazioni statistiche e del dashboard in autonomia. Questo riguarda una parte di Industria 4.0, cioè dei dati collegati ai macchinari, e su questo progetto specifico è stato messo anche un layer di intelligenza artificiale per prevedere l'analisi predittiva per la manutenzione degli impianti. Molte volte gli impianti si chiudono in agosto, invece con l'analisi predittiva, grazie all'intelligenza artificiale, ci dà un valore di quando è possibile esserci una rottura o quando è meglio fermare il macchinario, l'impianto, per poterlo mantenere. Questa è un'analisi di business normale. Queste sono delle reportistiche, ormai diventano tutte belle, ma hanno un bel layout. Questa è una parte di geomarketing. Questo, per esempio, è un modulo aggiuntivo collegato con i dati del web, dei social media e degli eventi e delle campagne. Quindi permette un raffronto su un asse temporale, lo vedete qua, per valutare l'effetto di un'azione di marketing su Facebook ed arrivare fino a calcolare un return of investment, un ROI aziendale. Vedo che il tempo è tiranno, quindi non molto. Questi sono dei portali specifici per grosse aziende per poter entrare nei processi di business intelligence direttamente da tutto il mondo. Questi sono dei dati relativi all'intelligenza artificiale e vi lascio con due o tre chicche veloci, visto che ho poco tempo. Intanto volevo farvi conoscere la differenza tra business intelligence e intelligenza artificiale. Per semplicità facciamo il dato oggi, in questo momento. La business intelligence permette una visione passata, quindi un'istantanea sui dati consolidati fino a quando dati. Da ieri fino a 10, 20, 30 anni fa, fin quando dati. L'intelligenza artificiale invece ha una visione futura. Grazie a tutti questi dati e altri dati, mi permette un'anteprima dei dati futuri attraverso analisi predittiva, quindi prevedo quello che potrà succedere. Questa è la grossa differenza tra le due parti. Chiudo con un sistema di business intelligence, significa informazioni strategiche. Quindi, questa è una citazione mia che ho coniato tanti anni fa. Io dico sempre, imprenditori, manager, professionisti devono riprendere in mano le redini della propria azienda, devono poter, nel loro chalet in montagna, mentre sono in riva al mare, nella loro casa, nel loro ufficio, poter comunicare con la propria azienda, vedere in tempo reale, senza in completa autonomia, i loro dati e poter continuare a lavorare prendendo informazioni strategiche. Vi lascio con questa, non la leggo e non la commento, ve la faccio leggere a voi. L'ho sentita qualche anno fa e vabbè, questo è un po' quello che molte volte poi mi trovo nelle aziende. E ho terminato, Perfetto, grazie per la vostra attenzione. grazie mille per Luigi per il tuo intervento. Io volevo chiederti, ma da che fatturato ha senso inserire la business intelligence nelle aziende? È necessario avere proprio un fatturato super elevato oppure no? Abbiamo aziende che fatturano un paio di milioni fino ad arrivare ad aziende che fatturano billion in gergo. Però l'importante sono i processi da gestire. Cioè, molte volte le esigenze delle piccole aziende sono uguali a quelle grandi, è una questione di budget. Budget di fatturato, budget di vendita, di budget di spesa. Quindi è molto importante oggi capire che un processo, ci sono per esempio anche degli alberghi e ristoranti che usano parti di business intelligence, che sono comunque attività piccole ma strategiche, perché lavorando molto col web, lavorando molto con una serie di dati, hanno la possibilità di interagire. È chiaro che l'implementazione va da qualche giorno di lavoro fino a cose più complesse, diciamo. Perfetto, grazie mille. Inoltre Grazie. abbiamo visto durante la tua presentazione che ci sono tanti software di visualizzazione, ma lo strumento è veramente così essenziale per la buona riuscita del processo, no? Assolutamente no, è l'ultima cosa da scegliere. Intanto nelle aziende si sceglie e si utilizza quello che già c'è, si trova nell'ambiente aziendale. Detto questo, ripeto, tutto quello che conta oggi è un po' come avere un terreno, mi devo costruire una casa. Questa casa però non so come costruirla. Cosa farò? Farò delle fondamenta talmente importanti che nel momento che dovrò costruire o un piano o un grattacielo, avrò la possibilità di farlo. Il data warehouse, cioè tutto quel sistema, processi di dati validati,
devono avere un senso perché dopodiché il sistema di software, il data visualization che ne parlavamo, è identico, va a costo, va a piacere, va a semplicità d'uso, tutta una serie di cose. Quindi prima i processi, dopodiché si sceglie il software. La BI non è un software, questo dovete capirlo. Perfetto. Ci chiedono anche, ma per l'emergenza odierna la business intelligence serve? E anche l'intelligenza artificiale possono essere funzionali per risolvere questa emergenza? Assolutamente. Avete visto l'ultima frase che ho messo di questo imprenditore? Questa è veramente, richiama un po' l'attenzione. 7 anni fa ho visto questa azienda e mi dice questa frase, mi dice, ma cosa vuoi? Ci abbiamo tutto qua, abbiamo Excel, ma sono tutte stupidate. Un'azienda bella, una reggia, 3 fuoriserie parcheggiate sotto, vendita in tutto il mondo di prodotti con dei marchi importanti. Cosa succede? Succede l'embargo con la Russia. Il responsabile commerciale e i 3 capi area prendono i famosi fare Excel, se li prendono l'azienda, aprono un'altra azienda e fanno avanti. E questo fallisce, non è normale, perché si porta via il know-how. La business intelligence ha senso anche nei momenti di crisi per poter gestire i dati. Se non abbiamo il dato reale in casa e non abbiamo il potere decisionale per poter prendere decisioni, siamo messi male. Questo un po'. Purtroppo è così. Quindi io vi dico, investite nella digitalizzazione delle aziende. È bello avere degli uffici, è bello avere una fuoriserie fuori casa, ma è giusto, un imprenditore rischia, deve prendersi i suoi rischi. Ma non guardate sempre che l'investimento sulla parte informatica sia una cosa non necessaria. Oggi come oggi lo vediamo, questo è un dato di fatto. Perfetto, grazie mille Pierluigi per il tuo intervento. Ti chiedo di rimanere collegato così se a fine webinar ci sono appunto domande, magari appunto ti interpellerò ancora. Grazie mille.